Benvenuti a tutti ragazzi e ben ritrovati ad una nuova puntata di progettazione interattiva con Extrend. Io sono il geometra Mario Stringaro e oggi è un giorno un po' particolare, perché non solo cominciamo una nuova settimana, quindi ricominciamo la nostra programmazione dall'inizio con la progettazione interattiva, ma ci troviamo anche ad aver finito la volta scorsa con il centro commerciale e quindi dobbiamo fare un nuovo progetto. Avevo già fatto partire un sondaggio la volta scorsa con la fine del centro commerciale per vedere che cosa avremmo dovuto iniziare a progettare oggi. Però in pratica era successo che se ne erano andati tutti, Dolce Armonia, un problema con la nonna, quindi l'aveva portata ad alzarsi o qualcosa del genere. Comunque si era spostata, Kaido se n'era andato, Chipin Art non si faceva vedere. Era rimasto soltanto Mr. Paul. Mr. Paul che ha dato l'unico voto del nuovo condominio. E visto che credo sia ormai tardi a cercare di continuare il sondaggio oggi, perché già oggi avremmo dovuto sapere qual era il nuovo progetto. E c'è solo Dolce Armonia qua, che non essendo subscriber, il suo voto varrebbe come uno solo, mentre quello di Mr. Paul che ha fatto la subscription vale doppio, quindi in pratica non sarebbe comunque in grado di ribaltare il risultato. Il che significa che oggi cominceremo con un nuovo condominio. Altro particolare che vi posso dire, è stato richiesto uno in stile giapponese. Ma non come quello che abbiamo fatto per Vicio Azzurra quando abbiamo fatto il complesso delle villette. Piuttosto qualcosa come una roba in stile anime e manga. Quelli che vediamo spesso nei cartoni giapponesi. E per chi non avesse esperienza in merito, vi dico molto semplicemente che questi tipi di condomini hanno una particolarità. Sono dei condomini con un accesso esterno. Abbiamo sempre fatto, quando abbiamo progettato qualcosa del genere, e soprattutto è molto frequente nel nostro paese, che entri in un vano scala chiuso, arrivi al piano che ti interessa, al piano del tuo appartamento, sei già all'interno, infili la chiave nella toppa ed entri. Sì, te lo sei persa, eri andata via. Comunque dicevo, la particolarità invece di questi condomini giapponesi sono che a ogni pianerottolo l'ingresso è esterno. Sono più simili a dei balconi quando tu raggiungi il tuo appartamento. Avendo il parapetto e il balcone del piano superiore, o comunque il terrazzo quando si parla dell'ultimo piano, sono tutti coperti. Se piove o roba di questo genere, non è che sono completamente all'aperto, ma sono comunque, per come appunto dicevo, dei balconi. Quindi noi dovremo progettare questa cosa in modo particolare. Per non creare degli spazi in comune che possano creare discrepanze, cercheremo di fare i collegamenti verticali sui lati esterni, mentre faremo tutto il corpo dell'edificio sul lato interno. Voglio ricordare, vista la situazione, due particolari, che a partire da oggi è attivo tutto il discorso delle subscription, il che significa che chiunque ha fatto una sub ha gratuitamente, senza utilizzare StrandBricks, ha la possibilità di riscattare un'assegnazione all'interno di questo progetto. Il che significa che basta avere una subscription per avere automaticamente uno degli appartamenti che andremo a disegnare. Li creeremo per chi li va a scegliere, perché comunque è sempre una cosa a discrezione. Potete decidere di riscattarlo, come potete decidere di non riscattarlo. E comunque è una cosa a costo zero per chi ha la subscription. Quindi, subbini, non fatevi problemi. Ovviamente se arriva qualcuno che ha la sub glielo ricorderò in corso d'opera. Allora,
bando alle ciance e ciancio alle bande, cominciamo con il nostro progetto. Appunto, come vi dicevo, abbiamo questa particolarità di dover creare questo condominio in stile giapponese e fare questa differenza tra spazi interni e spazi esterni. Come possiamo fare innanzitutto? Io direi che potrebbe essere una buona idea cercare di fare da subito una distinzione tra quelli che saranno parti comuni e quelli che sono le parti private. Ci troviamo, come al solito, al nostro progetto vuoto. Come potete vedere, è appunto vuoto. Andiamo sul piano terra. E cominciamo, come al solito, dal nostro muro esterno. Potremmo fare direttamente un rettangolo e andare ad incidere poi sulle varie misure. Diciamo che per una questione puramente progettuale, oggi ci muoveremo a questa maniera. Dalle linee di riferimento. Diciamo che questo potrebbe essere più o meno la distinzione tra le parti che verranno utilizzate come collegamenti verticali e le parti interne. Dovete considerare un altro particolare che nei condomini giapponesi o comunque in Giappone in genere, proprio per il fatto che ci sono gravi problemi con lo smog, con i mezzi di locomozione, vengono utilizzati in modo estremamente abbondante i mezzi pubblici. Sono poche le persone che hanno un'auto propria e non hanno gravi problemi con il parcheggio come noi. Quindi in pratica in una situazione simile è altamente improbabile che ci siano dei posti auto interni, cioè utilizzo il garage e poi devo andare a cercarmi un posto esterno per andare a mettere la macchina. Però, potremmo anche considerare di farlo. Vediamo. Allora, sto cercando di pensare a come potremmo gestire il tutto. Allora, facciamo così. Facciamo così. Allora, cominciamo a questa maniera.
Allora, io faccio questa serie di pavimenti l'uno sopra l'altro e poi faccio subito una modifica di questo genere. Vado 60 cm sopra e 60 cm verso la parte interna del nostro progetto. Ora vado a fare una modifica anche a questo. 30 dentro, verso l'interno, e 30 verso l'alto. Questi sono scalini di 30 cm, è tanto, quindi li incasseremo per metà all'interno dello scalino precedente. E anche con questo che abbiamo creato faremo esattamente la stessa cosa. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire esattamente che questo Questi elementi sono devono creare una sorta di scalinato artificiale. L'avremmo potuto fare con le scale, ma verrebbero in pratica non regolare. La stessa cosa, ritornando nel piano terra, la facciamo specchiandola dall'altro lato. Valutando che questi sono tutti spazi interni, e come dicevo prima, è abbastanza improbabile che ci siano dei garage, dei posti auto, dobbiamo cercare di pensare che cosa possiamo fare la parte del piano terra. Non saranno dei garage, quindi qualcosa dovremo pur farci, o sarà tutto spazio perso. Un'altra cosa importante, visto che lo stile propedeutico di questo progetto è appunto questi spazi che sono per metà esterni e per metà interni che danno l'accesso agli appartamenti di questo modello, sarà anche da capire come dovremmo fare i collegamenti verticali, perché potranno essere ibridi anche questi, cioè per metà esterni, per metà interni. Dovremo decidere come farli. Intanto, abbiamo preso 60 cm, il che significa che abbiamo 2,4 lordi. Non è proprio precisissimo. Diciamo che ci prendiamo 10 cm. Faremo la stessa cosa da quest'altro lato. Per il pozzo luce della scala. E poi dovremo anche cercare di capire dove inserire un ascensore. Gli ascensori in Giappone vengono utilizzati molto di meno per gli appartamenti e per gli edifici che hanno pochi piani. Se si parla di grattacieli con un gran numero di piani vengono utilizzati tantissimo, altrimenti loro usano le scale. Però per un discorso di visitabilità, noi cerchiamo di considerare anche le difficoltà motorie, cercheremo comunque di inserire un ascensore. A questo punto, potremmo cercare di decidere quanti piani fare. Io direi piano terra più 4 piani. Più lasceremo un piano di copertura che vedremo poi in futuro se farlo terrazzo, quindi visitabile, potremmo
Poverino, pensa un ottantenne con le scale, i giapponesi sono strani. A dire la verità, l'ottantenne, se utilizza le scale per tutta la vita, arriva anche a non essere scatafasciato come i nostri ottantenni. Quindi l'artrosi è un po' minore a loro. Al massimo, che cosa fanno loro? Se proprio non riescono, se proprio la vecchiaia li sta rincorrendo, li sta prendendo, loro prendono piani più bassi. Però, ripeto, progettista occidentale, cerchiamo di seguire le regole giapponesi, ma cercheremo di metterci anche del nostro. Quindi, due, piano secondo. Tre, piano terzo. Quarto. E questa è la copertura che decideremo se farlo visitabile o no. Quindi chiamiamolo terrazzo e magari lo chiamiamo dopo copertura, cioè il sesto in pratica. Piano terrazzo. E poi ne facciamo un ultimo, un sesto piano copertura. Piano. Copertura. Ok. Con questa disposizione dei livelli possiamo procedere con il passo successivo, cioè le scale. Dunque, per fare ogni piano vogliono 18 scale, il che significa che noi faremo così. Quindi scusate se le rifaccio da capo, ma voglio che siano da 1,20 e invece prima erano da 1 metro. Quindi 9 scalini e altri 9 con i 10 centimetri di pozzo luce che vi dicevo prima. Poi andiamo qua su questa impostazione qui, livello superiore multipiano, mettiamo copertura. Modifica contorno e andiamo a sistemare queste scalinate qui. Per coprire quei 10 centimetri. Ok. Queste le possiamo cancellare e possiamo direttamente specchiare tutto questo elemento qui. Ecco fatto. Ragazzi, ricordate un particolare. In Giappone non apprezzano molto le ringhiere, così come le abbiamo noi.
Quindi vanno con la scala a vuoto? No, utilizzano piuttosto dei muri, cioè il muro proprio pieno. Ok. Ok. Ho appena abbassato gli scalini che abbiamo fatto perché utilizzando il piano 0 come piano terra, ho praticamente fatto in modo... Vedete? Che il piano 0, praticamente la scalinata che abbiamo fatto, giunga all'inizio della scala. Il piano 0 del nostro progetto non è il piano di campagna, perché è questo. Tutto qua. Una ringhiera e muratura, sì. Esatto. Noi però potremmo fare, sempre con lo stesso discorso di prima, che siamo occidentali, insomma, che pur seguendo i loro metodi, chiamiamoli così, faremo comunque degli aggiustamenti per quanto riguarda anche il nostro di stile. Allora, potremmo fare innanzitutto queste scale qua le leviamo perché specchieremo direttamente quello che otterremo. Da qui. Ora, per fare una mistura del loro stile con il nostro, perché in pratica loro utilizzano poco le ringhiere perché le considerano poco sicure. Loro le considerano poco sicure perché utilizzando i pioli come se fossero degli scalini, potrebbero scavalcare la ringhiera e buttarsi. Mentre con il muro pieno, con la ringhiera in muratura, dovrebbero proprio non servirsi dei pioli come se fossero degli scalini, ma dovrebbero scavalcare proprio il muretto. Cosa che si può fare lo stesso, non è che una persona che vuole buttarsi va a farsi ostacolare da una cosa di questo genere, ma almeno non è una caduta accidentale. Quindi che cosa faremo noi? Metteremo ringhiere da una parte e ringhiere dall'altra. E faremo anche in modo che dove metteremo le ringhiere non ci siano dei pioli per rendere la cosa meno gravosa per loro, meno pericolosa per loro. E capirete bene che è una cosa che purtroppo, o per fortuna, va ragionata. Ad esempio, tutte queste scale conducono al piano su questo punto. Ok? Il che vuol dire che questo mezzo piano, questo pianerottolo in pratica, non dovrebbe condurre
verso il vuoto, ipoteticamente parlando. Dobbiamo anche considerare dove fare gli ascensori. Forse dovremmo invertire la scala. Perché fare in modo che io arrivo al piano su questo lato. Sì, invertire. Specchiarla di rispetto a quest'asse, vedi? Perché in pratica io alle spalle potrei mettere l'ascensore. O magari potrei metterlo lateralmente. Perché in pratica vorrei, vi faccio vedere, torniamo sempre a questa progettazione concettuale. Vorrei che più o meno questo spazio che abbiamo riservato a questi scalini esterni sia quello che poi viene utilizzato piano per piano come se fosse un corridoio. Mo' immaginatevelo, anzi non ve lo faccio immaginare, ve lo faccio vedere direttamente. Allora, vado a linea di modello e creo delle linee 2.0. Voi non state vedendo niente, vero? Infatti. Ok, facciamo 166 sull'ultimo. Ecco qua. Perfetto, abbiamo creato il nostro modello. Allora, in pratica, questa sarà una cosa di questo tipo. Linea di modello. Verrà una cosa come questa. Ok. Allora, la linea verde rappresenta spazi esterni. Le linee blu rappresentano spazi interni e ibridi. Non ho messo le scale come spazi interni e ibridi, vedete, le scale escono fuori dalla linea blu, per un unico motivo. Perché... Oh, ciao Exe! Ben arrivato! Ben arrivato, Exe! Dicevo, le parti esterne, cioè quelle riferite alle scale, sono per l'appunto da considerare esterne non come l'ibrido che abbiamo detto prima, cioè praticamente sono all'aperto ma non sono coperte da un muro, da un tetto o qualcosa del genere. Intendo esterne come non parti abitative. Mentre il corridoio che sarà fatto qui, per raggiungere i vari interni, i vari appartamenti, lo considero spazio interno perché comunque io, dopo aver preso la scala per aver raggiunto il mio pianerottolo, è comunque mio, non di tutta la scalinata. Mio di tutti quelli che ci sono in questo piano, comunque è appunto un co-dominio.
di proprietà di più persone, ma almeno non è di tutto il palazzo. Ora, visto che questo spazio deve essere raggiunto dal pianerottolo che viene per l'appunto servito da queste scale, dovremmo capire dove inserire l'ascensore. Sono stato molto impegnato. Impegnata anche io. E questo periodo sono cotta. Ragazzi, succedono purtroppo. A proposito, Exe, tu ti sei trovato quando ho spiegato. Perché in pratica ho cercato di dare dei vantaggi un po' più concreti rispetto a quei quattro vantaggi che dà Twitch con le subscription. Quindi in pratica voglio fornire proprio dei vantaggi per chi fa la sub. Ti sei trovato quando li ho spiegati? Sei per questo anche qua. Comunque, dove possiamo andare a ficcare questo ascensore? Credo di no, Marione, sono stato un bel po' fuori. Va bene, allora lo spiego brevemente anche a te. Allora, in pratica, visto che i vantaggi per le subscription che dà Twitch sono comunque pochi, cioè praticamente non guardi la pubblicità, vedi la chat normale anche se sta in modalità slow, sono ben poca roba, anche perché l'utilizzo della chat in slow mode è soltanto per chi tiene il canale proprio di migliaia di persone che ti scrivono a catena tutti uno appresso all'altro, una mitragliata di messaggi. Non è il caso nostro. Quindi in pratica io offrirò dei vantaggi per chi fa la sub. Innanzitutto in base alla sub che fai, perché sai sicuramente che c'è quella da 5 euro, quella da 10 euro e quella da 25 euro. Hai un numero di audio personalizzati a crescere. Cioè, praticamente fai la sub da 5, c'è un audio personalizzato. Sub da 10 euro, 2 audio personalizzati. Sub da 25 euro, 3 audio personalizzati. Gli audio personalizzati sono: scrivi il comando, tipo quello che facciamo per il ritardo, punto esclamativo ritardo. C'è Gandalf che dice: uno stregone arriva esattamente quando intende farlo. Ecco, quello l'abbiamo creato perché può essere utilizzato in una particolare situazione che può verificarsi durante una diretta. L'audio personalizzato non ha ragione d'esistere, cioè puoi crearlo semplicemente perché ti piace ed è solo tuo, cioè lo puoi utilizzare solo tu. Molto semplicemente. Poi, tutti quelli che fanno la subscription, a partire da quella da 5 euro, fino a quella da 25 euro, a ogni progetto che faccio hanno gratuito un'assegnazione per progetto. Sto facendo il condominio, tu sei, c'è la subscription per esempio, dici io voglio un appartamento e l'appartamento lo voglio così, così, colà e io lo faccio secondo le tue richieste. Le altre persone che non hanno la subscription devono spendere 200 extended bricks. Chi invece ha la sub ne ha uno gratuito per ogni progetto. In più, in base al livello dell'account subato che c'hai, cioè quello da 5, da 10, da 25, il tuo voto vale come multiplo del voto normale. Se uno senza subscription e senza niente vota, vale come un voto. Chi invece ha la sub vale come un punto e mezzo, 2 punti, 2 punti e mezzo. Cioè praticamente il suo voto viene considerato di più. Poi che avevo detto anche, c'era anche un'altra cosa. Ah, sì, per ogni progetto, se c'hai la sub da 10 euro, puoi richiedere un rendering di un qualcosa che vuoi tu. Se c'hai la sub da 25, puoi richiedere un video. Cioè, praticamente, vuoi il personaggiuzzo che si fa tutte
tutte le scale, te le faccio. Abbiamo fatto Marineford, abbiamo fatto la lancia di Adun. Vuoi la persona che dal ponte si fa tutta la nave fino ad arrivare nella sala di comando? Ti faccio il video della persona che si muove stanza per stanza. Però ovviamente lì, essendo un lavoraccio che farò off camera, servono le subine un pochettino più alte. Mentre nella sub da 5 euro hai un cattura immagine della grafica 3D, però, così come lo vuoi. Per fortuna la grafica 3D non mi serve che io faccia rendering, non ci devo lavorare sopra. Quindi basta anche la sub da 5 euro per ottenere uno screen del tuo appartamento, per dirti, non lo so, hai fatto hai riscattato uno degli appartamenti, quell'appartamento è tuo, l'hai progettato secondo il tuo criterio, vuoi un'immagine della cucina che ti piace tanto, oppure un'immagine per ogni stanza? No problem. E comunque, una volta che stilerò bene tutte queste cose qua, farò un comando per spiegare i vantaggi delle varie sub. Per il momento procediamo. Quindi dicevo, allora, tutta questa parte verde, come che potete vedere qui, sono spazi esterni. Tutto invece la parte blu, questa che vedete qui invece, sono spazi interni. Allora, quindi, nello spazio verde dischiuso da questo rettangolo, dovremmo capire dove andare ad inserire l'ascensore. Dove inserire l'ascensore? A meno che non prevediamo potrebbe essere un'idea che ingrandiamo questo spazio qua. Ok, di quello che serve in pratica. E ci facciamo qui l'ascensore. Linea fatta a caso, è giusto per far capire che l'ascensore viene qua. In pratica, quindi, il nostro pianerottolo comincia per l'appunto dove avevamo fatto prima. Cioè qua. Però il piano viene servito o dalla scala oppure dall'ascensore. Mi sembra più carina come idea, quindi credo che la vado ad attuare. Tu l'avevi già sentita però, Elena, non mi sbaglio. Quindi adesso dobbiamo considerare lo spazio interno a partire da qua. No, che cavolo ho combinato? Ok. Poi facciamo al piano terra, architettura, muro, tamponamento. No, nessun tamponamento, dovremmo fare il generico, quello in calcestruzzo, non linea d'asse del muro, ma superficie di finitura esterna, così.
Selezioniamo tutto e lo facciamo dal piano terra sino al piano copertura. Ecco qua. Però se fino al piano copertura, questo non porta fino sopra, dovrebbe arrivare fino al terrazzo. Ecco qua, così. Ok? Dicevo quella dell'ascensore. Ah, ok, dell'ascensore. Copia, incolla, allineato i livelli selezionati da primo fino a terrazzo. Ecco qua. Ok. Allora, cancelliamo questi. Cancelliamo questo. Prendiamo questa linea qua. La specchiamo qui. Perfetto. E adesso abbiamo l'opportunità di copiare tutta questa roba. Ok. Ma poi di Cosimo si sono avute notizie? No, nemmeno Kaido mi ha saputo dire niente. Ha detto semplicemente che sta tutto intrippato con Heroes of the Storm. Si è proprio fatto venire le crisi. Perché sinceramente lui per tutte le volte che sta mancando dovrebbe veramente fare la sub da 25 euro. Sempre per quel discorso là. Allora, adesso che abbiamo completato questa sistemazione, sapendo anche dove deve finire l'ascensore, possiamo decidere insieme quali devono essere le parti con la ringhiera e quali le parti con il muretto. Allora, innanzitutto direi subito di organizzare questa cosa con un muro. Muro. Voglio fare una prova però, scusatemi un attimo, cioè se io faccio muro generico di recinzione, che questo di recinzione ha la particolarità di avere una specie di scossalina sopra, vedete? Ha questa particolarità. Se io gli dico... di diventare così. La scossalina me la fa lo stesso? No, me la toglie. Quindi in pratica non serve proprio utilizzare questo muro. A sto punto, per convenienza, faremo recinzione. No, recinzione, faremo il generico. Vediamo, piano terra. Eccoci qua. Allora, facciamo il muro generico. No, però non da 30, facciamolo da 20. Da qui sino qui. Perfetto. Adesso andiamo a modifica profilo e facciamo subito delle modifiche. Spostiamo questo 30 cm più avanti.
Raccordiamo questo elemento con questo elemento con questo, in modo da poter copiare. Facciamo multiplo, così. E questo lo leviamo, lo associamo direttamente con questo. Ora lo faremo della stessa dimensione della ringhiera, quindi in pratica supporremo, credo che sia, sì. Allora, l'altezza della ringhiera è 1 metro, il che significa che questo muro, modifica profilo, verrà per l'appunto 1 metro. Questo lo leviamo, questo lo lasciamo per il momento e questo lo facciamo 1 metro. Compreso anche questo 1 metro. Ecco il nostro muretto. Intonaco bianco su tutte le superfici. Lo facciamo bene perché lo riutilizzeremo. Quindi questo viene preciso. E dovrebbe venire la stessa cosa, ma non riusciamo a fare un fatto del genere. Bellino. Sapete che Bellino è un cognome? Io conosco dei Bellino qua a Cerignola. Allora, essendo un livello superiore multipiano, come potete vedere, le modifiche che faccio da una parte si ripercuotono su tutti gli stessi livelli della scala. Vedete, l'ho fatto qui, è venuto anche qua. Quindi, sebbene tedioso, è un passaggio importante. Ora devo soltanto trovare il modo di accedere a questa parte. Nascondo temporaneamente questi? Sì, davvero. E faccio il dipingi su questa parte. E adesso le scopriamo di nuovo. Mi sa che queste le dobbiamo cancellare un'altra volta. Poi specchieremo il tutto sistemato. Perché sennò stavo da fare lo stesso identico lavoro anche sull'altra parte, quindi lasciamo perdere. Bene, adesso sono state rese precise. Ora,
Dobbiamo fare su questo stesso livello, andiamo su piano primo, vedete, facciamo muro. Allora, partiamo da piano primo, poi fino a livello non collegato, 1 metro. E facciamo 1, 2. Ci fermiamo qui per sicurezza, ma in realtà dovremmo andare fino in fondo. Ora, tutto questo elemento qua lo facciamo scendere. Andiamo, vediamo, dovrebbe essere ovest. Ok, e lo alziamo di 1,5. Piano terra, 1,5. Ecco fatto. Si è con assoluta precisione incastrato esattamente lì dove volevamo. Ecco fatto. Permettetemi semplicemente di andare su Gestisci, materiali e togliere questa definizione sul intonaco. Intonaco bianco, aspetto, composizione, rilievo, finitura, decorato personalizzato, liscio. Perfetto. Ok. Ora dovremmo fare la stessa identica cosa per l'altra rampa. Vediamo se riusciamo semplicemente a specchiarlo. Vediamo innanzitutto così. Wireframe. Copiamo. Realistico. Vediamo un po'. Sinistra. Così. Ovest. Ok. Penso di no. Infatti. Credo che dobbiamo andare molto semplicemente a fare modifica del profilo. E farlo da qui magari. L'ha fatto. Ok. Allora, era 1 metro, se lo portiamo sopra di 2 e questo lo raccordiamo con questo e questo con questo. Questo lo leviamo. Dovrebbe funzionare, no? Sembrerebbe quasi di sì. Solo che questo qua. Piccolo cambiamento, però siamo riusciti a farlo.
Perfetto. Ok. Allora adesso dobbiamo copiare. No, è meglio che facciamo questo così. Wireframe. Dobbiamo copiare questo qua. E questo qua. Andiamo sul realistico. Queste due superfici devono essere raccordate precisamente in questo punto che non riesco a beccare. In questo punto qua. Quindi, architettura, muro, non becco niente. Quindi proviamo terra, facciamo direttamente questo, poi magari lo livelliamo. Così come deve, questo è da 20, sì, giusto. Ok, quindi modifica profilo. Questa superficie qua, con questa. Modifica profilo, questa superficie qua con questa. Disgiunge elementi, qual è il problema? Va bene, allora questo levalo. Questo e questo. Ah, ma funziona, chissà perché. Allora, i due elementi dovrebbero rendersi precisi. Io ho questo elemento qua, che è per l'appunto più alto. Però, vedete, è preciso rispetto a questo, che è quello dell'altra parte della rampa. Solo che qua abbiamo un modello più basso, che per l'appunto dovrebbe raccordarsi con questo. O forse lo dobbiamo risolvere a questa maniera. Forse dobbiamo risolverlo così. Da questo punto esterno, vedete? Adesso ci metto il materiale. Da questo punto devo far partire l'altro che deve raccordarsi con questo. Allora, vista dall'alto, wireframe, ecco fatto. Deve partire, come dicevo, da questo punto. Realistico. Ecco qua. Questo adesso piano terra 1.5. Ok. Modifica profilo.
Preciso adesso, vero? Ok, questo deve essere un pezzo di scala. Però ci interessa poco al momento. Allora, ragazzi, questa è la ringhiera. Anche se, come potete vedere, è tutta praticamente in muratura. Direi che il modo migliore per risolvere questo problema è creare la parte in ringhiera qua. Modifica profilo. Ci facciamo una roba del genere. Vediamo, prendiamo 40 centimetri, poi scendiamo di 0,75, poi andiamo da questo lato di 0,40, scendiamo di 0,75 e raccordiamo. Adesso facciamo un taglio in questo punto e raccordiamo questo con questo e questo con questo. Ma X se n'è andato? Ci sei ancora, X? O ci hai abbandonati? Ah, eccolo! Non se n'è andato. Fa piacere. Sta piacendo, ex? Ora, ci mettiamo esattamente in questo punto. Facciamo architettura, ringhiera. Faremo la rettangolare semplice. Wireframe. Sì, anche se sto cercando di capire che cosa sia esattamente. Questo è un condominio. Ce l'ha chiesto Mr. Paul, che oggi non è nemmeno presente. Vedete, è esattamente quello che dicevo. Non abbiamo pioli, non possono essere utilizzate per cose strane. E adesso facciamo anche una cosa per metterlo ancora più in sicurezza. La incassiamo di 2 cm all'interno del nostro modello. Vedete? Ok, mi sembra tutto buono. Gli metti degli spuntoni così se qualcuno vuole cavalcare non può. Certo. Ora prendiamo tutti questi elementi, così come stanno. E coglierò l'occasione per farvi vedere un nuovo comando. Abbiamo creato un gruppo, probabilmente voi non avete visto niente perché l'ha probabilmente messo in un processo diverso. Quindi facciamo primo, secondo, terzo, quarto e terrazzo anche? No, terrazzo no. Perché questo non l'ha preso? Ah, questi due non facevano parte del gruppo. Modifica gruppo. Aggiungi questo.
Allora, questo e questo. Tutto questo devono far parte del gruppo. Crea gruppo. Ringhiera composita scala. Ok, copia, incolla a livelli selezionati. Primo, secondo, terzo, quarto, terrazzo. Ma perché non lo fa? Non è che si intersecano parti del muro? Probabile. Si intersecano parti del muro e lui automaticamente le rimuove. È soltanto per questa parte qua, il che significa che dovrò fare modifica gruppo. Prendo questo elemento e almeno nel suo lato base. Non influisce sulla posizione o geometria, non mi interessa niente. Questo qua. Stessa cosa qua. Termina. Vediamo di farlo adesso. Copia, incolla a livello dei selezionati. Primo, secondo, terzo, quarto. Senza il terrazzo. Adesso dovrebbe farlo, in teoria. No, continua a non farlo. Ma non capisco perché. Adesso non lo capisco proprio perché. Ehi, Kaido! Che progetto? Un condominio. La volta scorsa, quando abbiamo finito il centro commerciale, ho chiesto tramite un sondaggio che cosa avremmo dovuto progettare. Però tu te ne eri andato. Dolce Armonia se n'era andata. Era rimasto soltanto Mr. Paul, che è stato l'unico a votare e ha detto un condominio tipo gli anime giapponesi, quelli che hanno praticamente parte della progettazione esterna un po' particolare. Comunque, io a sto punto rimuoverei tutta sta roba dal gruppo. Scomponi. Ok, aspettate un attimo. Che cavolo ha combinato qui? Ok, specchia senza copia su quest'asse. Raccorda sino a qui. Sino a qui. E questo sino a qui. L'ha spostato, mi pare. Sì, l'ha spostato. Ecco fatto.
Perché mola? Vedete, l'ha spostato. Perché fa questa cosa? Non che lo riesco a capire. Ah, mo' ho sistemato. Ok. Se non mi ci faceva sbattere un po' la testa non era contento. Va bene. Allora, prendiamo tutta sta roba che abbiamo disegnato qua. Adesso non fa parte del gruppo. Quindi facciamo copia negli appunti. Non me li fa copiare. Ah, perché abbiamo preso anche le linee. No, non voglio le linee. Dove stanno le linee che ho preso? Filtra. Linee no, linee no, lingue, sì, pianerottoli sì, rampe sì. No, aspetta. Non voglio i pianerottoli e rampe. Ok, adesso sì. A livelli selezionati. Primo, secondo, terzo, quarto e non terrazzo. No vabbè, non riesco a crederci. Non ha fatto di nuovo queste cose qua. Proviamo così, va. Ma non lo fa proprio. I muri evidenziati si sovrappongono. Dov'è che si sovrappongono? Ah, ma vedete un po'. Le ha copiate tutte sullo stesso punto. Che è questa cosa? Cioè, che c'hanno di diverso queste che invece le hanno copiati? Copia. Primo, secondo, terzo, quarto e non terrazzo. Ce l'ha con te. Quanti piani è? Abbiamo fatto quattro piani più un terrazzino. Ok, allora cerchiamo di capire. Forse perché si sovrappongono, mi viene da chiedere. Ce ne sono tanti. Allora, che cosa possiamo fare? Forse sono associati. Forse sono associati per questo che non si spostano.
Ok, allora facciamo una cosa. Cancelliamo quelli in eccesso, cioè questo, 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 questo lo lasciamo, poi questo, questo, questo e questo lo lasciamo. Ora vado a modificare questo e sposto questo piano. Anzi, no, devo fare sposto, non copia. Questo. Su questo do l'ok e faccio la stessa cosa qua. Modifica profilo. Se non funziona stavolta non so proprio che dirvi. Se no dobbiamo fare uno per uno. Allora, adesso queste due sono del nuovo tipo, quello con l'elemento. Facciamo direttamente sullo secondo per vedere se funziona. Stesso problema. A sto punto penso che sia proprio il fatto che si sovrappongono, non mi viene in mente altro. Allora, questo l'abbasso, questo lo alzo. Stessa cosa qua, questo lo abbasso e questo lo alzo. Ora. Prendo queste due, copia, proviamo di nuovo soltanto al piano secondo. I muri evidenziati si sovrappongono, uno di essi potrebbe essere ignorato di una individuazione. Non arrivo proprio a capirlo, non arrivo. Ce l'ha con me. Ok, ci vediamo tra poco. Di solito quando dice così non ci vediamo più. Di solito. Forse questo è il problema, vediamo, piano primo. Piano primo. Sono stati uniti. Il che significa che loro percepiscono qualcosa sin su. Diciamo qua, l'asta giusto, stessa cosa qua. Viene qua. E sotto sta giusto. Ok, adesso prendo quest'altro. Copia, incolla, allinea i livelli selezionati. Secondo. No, io no, no, non ce la faccio proprio a capirlo. Vabbè.
Secondo fino a livello 4. L'altezza del muro è più bassa. Ok, comunque. Non ho ancora capito se devo fare chissà che cosa strana per... Mi sa che questo è l'unico modo. Dobbiamo prenderli e spostare sempre questo elemento qua. Non riesco a trovare altro. L'abbiamo risolto prima. Però essendo un dividi superficie, ma non riesco a capire perché qua lo fa perché è ugualissimo su quest'altro. Cioè lo stesso identico sistema. Uguale uguale proprio. Là lo fa, qua no. Allora, a sto punto, 1 e 2, copia, da qui a qui. Allora, questo qua modifica profilo da qua a qua. Questo qua. Questo modifica profilo da qua a qua. Cioè, vedete, il problema è sempre lo stesso. Io l'ho copiato ad un nuovo livello, va bene? Però lui vede che la geometria è stata fatta sempre su quel livello là. E ci credo che ogni volta che li vado a selezionare mi dice sempre che trova istanze uguali nella stessa superficie, che muri che si sovrappongono e che non vanno a tutti i livelli selezionati, ci credo. Ok, adesso dobbiamo aggiungere un altro particolare che non avevo notato prima. Allora, facciamo piano primo. Muro, sempre da 20 centimetri da questo punto. A questo punto vediamo un po' qua. Mamma mia, che bruttezza che è uscita. Ok, ok.
Ok, non sembra la migliore delle impostazioni grafiche, però funziona. Ok, ora sto cosetto, copia, sta al piano primo, a livelli selezionati, secondo, terzo, quarto. Ecco qua. Ok, dobbiamo fare modifica profilo per tutti. Ok, ogni tanto non è che sono proprio divertenti ste cose che non vedo automaticamente. No, perché tante cose le vede subito. Ad altre si inceppa, però sta da considerare che per chi ha un minimo di esperienza in termini di programmazione, capite bene che non avete idea di che geni che ci vogliono dietro per individuare automaticamente tutti questi problemi. E che è più che naturale, è normale che non ci si arriva mai a una perfezione talmente assoluta. Da andare a prevedere ogni possibile combinazione di ogni progetto, ogni cosa che potrebbe trovare storta, è impossibile. Proprio, proprio impossibile. Comunque, sta parte l'abbiamo risolta. Non è stata proprio il massimo della semplificazione del progetto. Diciamo che alcuni punti sono stati anche relativamente complessi, però abbiamo risolto il problema. Ora, direi semplicemente di cominciare dal piano primo per fare un'ultima modifica. Ricordiamoci sempre che cerchiamo di evitare il problema dei pioli per trovarci una sorta di connubio tra la società occidentale e quella orientale. Quindi in pratica utilizzeremo queste ringhiere che, avendo i pannelli di vetro, non possono essere utilizzate come pioli. Copia, incolla i livelli selezionati e facciamo per l'appunto da secondo fino a quarto. Poi ci mettiamo in questa vista, selezioniamo le varie ringhiere che abbiamo fatto e le copiamo specchiandole per quest'altro lato. Ecco qua. Tecnicamente sarà lo stesso per il livello terrazzo. Abbiamo deciso automaticamente, per come stiamo iniziando il progetto, che sarà visitabile. Componente, carica famiglia, attrezzature speciali, sistemi di trasporto a nastro, assieme ascensore.
Eccolo qua, il nostro assieme ascensore. Lo prendiamo, lo copiamo e lo incolliamo ai livelli selezionati, e cioè da secondo a terrazzo. E il primo l'abbiamo saltato, quanto siamo bravi. Ho dato chissà come per scontato che fosse sul primo e non sul piano terra. Ok. Allora, ragazzi, questo era il sistema di collegamento verticale. Da qui dobbiamo adesso valutare due cose. La prima, cosa fare al piano terra? Abbiamo già detto che al piano terra non metteremo garage, non metteremo posti auto, perché per l'appunto in Giappone si utilizzano molto i mezzi pubblici e quindi non ci sono tante auto da spingere a fare il posto auto. Potremmo pensare che al piano terra abbiamo qualcosa come negozi, non lo so, altri appartamenti, insomma, dobbiamo pensarci. E visto che ci troviamo in una progettazione interattiva, vorrei chiedere a voi cosa andare a progettare sotto. Nel frattempo, io mi prenderei qualche momento, cantine, no, anche quello è poco utilizzato nel... Ricordiamoci che stiamo creando dei modelli che, come ci ha chiesto Mr. Paul, sono presi direttamente dalla cultura giapponese, ma più nello specifico degli anime, quello che vediamo nei cartoni animati. Ora, nei cartoni animati vediamo spesso che quando vogliamo prendere il pianerottolo per raggiungere le nostre abitazioni, lo facciamo esternamente. È per questo che ho creato questi elementi un pochettino strani. Ed è anche per questo che ho cercato continuamente di creare un connubio tra due situazioni diverse che consideravano il loro evitare un determinato stile perché lo consideravano poco sicuro, e altri che invece era un nostro stile perché lo consideriamo importante, come per l'appunto un ascensore per quelli che hanno difficoltà motorie. Loro invece, anche se sono vecchietti, anche se sono in avanti con l'età, loro prendono sempre le scale. Lo fanno anche per combattere i segni dell'invecchiamento. A parte questo, come dicevo, non avendo molti posti auto, dobbiamo vedere che cosa fare al piano terra. Cantine? No. Per quello che pensavo anch'io nei negozi. Pensavo appunto a delle attività commerciali. A quel punto, ragazzi, chiunque abbia una subscription può richiedere appunto di riscattare o gli appartamenti, o la parte sotto. In questo caso vorrei, con il vostro permesso, fare una sorta di eccezione alla regola. Anche se non voglio, neanche con un abbonamento di 25 € riscattare due cose alla stessa persona, se non con l'utilizzo o della subscription o dei 200, in questo caso dei 200 Extend Bricks, in questo caso farò un'eccezione, visto che abbiamo sia la parte di sopra degli appartamenti e sia la parte di sotto dei negozi. Se volete, è a vostra discrezione, chi utilizza gli Extend Bricks o la propria subscription per riscattare uno degli appartamenti può decidere o riscatta solo l'appartamento, o riscatta solo il negozio, o tutte e due contemporaneamente. È a vostra discrezione. Ora, qualche elemento ce l'abbiamo naturale. Vi spiego che cosa intendo. Vado qua a muro. Tamponamento esterno da 38 cm. Superficie di finitura esterna. In automatico ho creato le superfici del muro della parte interna. Adesso faccio vincolo parte superiore
E lo facciamo. Scusate un attimo, ragazzi. Rieccomi ragazzi, scusate l'interruzione. Allora, dicevo, invece di fare non collegata, la portiamo sino a piano terrazzo. Vedete? Ora, per una questione puramente estetica, che a me non piace il beige fuori e il intonaco bianco dentro, faccio intonaco bianco sia fuori che dentro. Poi se dobbiamo fare modifiche o robe strane, lo facciamo senza problemi. Facciamo tutto in intonaco bianco. Vedete? Potremmo a questo punto fare una sorta di modifica che a dir la verità sarebbe stata anche abbastanza naturale, ma chissà come mi è venuta soltanto adesso. Facciamo modifica contorno e portiamo direttamente questa congiungente dall'altro lato. Ora, questa, modifica contorno, prendo questa e la specchio. Sul lato interno, ecco fatto. Questo lo cancello e raccordo. 1, 2, 3, 4. Stessa cosa, infine, per questa. Facciamo direttamente offset. No, questa la cancelliamo. Facciamo questa. Così. E raccordiamo questa con questa e questa con questa. Scusate, ma mi ha chiesto di salvare. E non avendo ancora creato il file, ho fatto semplicemente il salvataggio. Allora, innanzitutto nascondiamo le linee, almeno da questa vista, per categoria. Stessa cosa qua. Nascondi nella vista, per categoria. Ok? Quindi abbiamo creato questa soluzione e adesso faremo lo stesso con questi. Quello che abbiamo fatto per il pianerottolo. Allora, vediamo semplicemente se abbiamo un elemento di riferimento e ce l'abbiamo. Modifica contorno. Mettiamo una superficie inclinata in modo che facciamo questo, questo. Modifica contorno. Questo e questo. Modifica contorno. Questo con questo.
Questo è il penultimo. Modifica contorno. E l'ultimo. Modifica contorno. Eccoci qua. Questi sono tutti i livelli che avremmo dovuto sistemare per risolvere questo progetto. Ora, piano primo, muro. Stavolta facciamo la recinzione. E facciamo non collegata 1 metro. Ecco qua. Copia, incolla, allineato i livelli selezionati e facciamo secondo, terzo, quarto e lasciamo da parte il terrazzo. Direi molto semplicemente. Di diversificare un po' queste situazioni, dalle parti esterne a quelle interne. Quindi scusate, ma ricancello questi elementi qua. E faccio piano terra. Anzi, no, faccio piano primo così vediamo esattamente il punto di impatto. E facciamo muro, non recinzione, facciamo un generico da 30 cm. Lo facciamo partire da questo punto e facciamo per una dimensione di 1 metro. Faccio la stessa cosa da questo lato, sempre per la dimensione di 1 metro, e poi vediamo, credo la parte interna, faccio non so se fare 50 cm e separarlo o dividerlo in più pezzi. Avrebbe senso che dividiamo questa parte in due appartamenti, perché altrimenti se lo facciamo in tre o in quattro addirittura, renderemmo la cosa poco precisa, poco definiti gli appartamenti. Allora faccio linea d'asse del muro e divido questi e due in due parti. Creo locale in questo punto. 150 metri quadri, non sono proprio piccoli, ma non sono neanche giganteschi. Quindi adesso ci troviamo al piano primo, facciamo tutto fino a terrazzo. Ok? Quindi a questo punto facciamo il muro generico da 30 cm e da questo punto su superficie di finitura esterno facciamo 0,50, 0,50.
Ok, adesso prendiamo questi elementi e lo portiamo fino al piano terrazzo. Ok, e adesso, fatto questo, possiamo andare a fare quello che abbiamo fatto prima. Muro, recinzione, non collegata a un metro. Secondo, terzo, quarto. Ok, allora ragazzi, sono le 7. Non conviene cominciare altri modelli che poi magari abbiamo difficoltà a finire. Quindi noi ci salutiamo a questo punto. Io vi ringrazio per avermi seguito finora, ringrazio in particolar modo le persone che hanno voluto partecipare a questa live facendomi compagnia in chat, quindi ringrazio Dolce Armonia, ringrazio Kaido, ringrazio Exevian e vi dico innanzitutto di passare da Mugi e Termi, canale di Kaido e Corrado, che trattano praticamente videogiochi. In particolare Heroes of the Storm e StarCraft, anche qualcos'altro che non ricordo fuori dal reparto Blizzard. E vi consiglio anche di passare dal canale di Exevian, che anche lui tratta più o meno gli stessi giochi, però ha una community un po' diversa, basata più sulla spiegazione, sull'affrontare le varie scelte strategiche. Mentre quello di Mugi e Termi, quindi di Kaido e Corrado, è più sulla parte puramente ludica del gioco. Altro particolare che differenzia i due canali è che Mugi e Termi, e in particolare se ne occupa Kaido, porta anche vari manga che mi pare che faccia vedere direttamente in video, non in live, quindi comunque posseggono un canale YouTube per quanto riguarda i video, quindi passate dai loro canali, date un'occhiata a quelli che sono gli stream vecchi che hanno fatto e che quindi sono rimasti sul canale tramite video, guardate un po' se vi piacciono i loro contenuti, se sono di vostro gradimento andate a lasciare un follow. Vi ricordo anche che a partire dalla scorsa volta, dalla scorsa puntata, quella di mercoledì perché venerdì non l'abbiamo fatta, sono attive dei bonus per chi fa l'abbonamento. Quindi credo che mi prenderò un po' di tempo, non so quando, perché anche io sono abbastanza impegnato nell'ultimo periodo. Cercherò di prendermi del tempo per creare dei comandi testuali che spiegano un pochettino come funzionano questi bonus per chi fa la subscription. Nel frattempo io vi ringrazio tutti per la vostra permanenza e noi ci rivediamo ad una prossima diretta. Buonasera a tutti!